Allora ci sta dicendo che mi ha detto un foglio, non c'ero scritto tante cose. Ho capito. Scusa, che leggere queste cose qua? Allora cosa c'è ora? Perché io non lo dico all'orecchio. Ah, la candid camera. Oh, ritorna dopo un periodo di riposo la candid camera. Anzi, per meglio dire, la camera candida, perché noi siamo in Italia e ho bisogno di terminare. Devo andare in bagno, che c'è qualche problema? Devo andare in bagno. E vada, per questa volta vada. Mentre leggete appunto i temi in sovraimpressione riguardo questo esame di maturità, temi di indubbio. Lei che fa? Mago. Maga. Non la deve smettere. Gli tolga questo. La estingua quando vuoi. Sì, lo so, qui stiamo facendo gli esami. E allora, camera candida, questa sera senza commenti perché parla davvero da sé, diamo la linea quindi alla nostra regia per vedere come sono andate le cose con la camera candida. Pesi nell'erba tra i fiori di campo, persi a narrarci future fortune, ho i sensi colmi di voglia di vita, in tasca solo speranza infinita, e una fiducia infinita nel seno, quando avevamo 100 anni di meno. Quando una donna era fatta di nebbia, e dalle labbra stillava rugiada, da quella bocca spandeva all'intorno in mia alla nascita nuova del giorno e i suoi. Dove? Qua. Dove? Qua. Scendo, sì. Poi si scende, si gira. Giro a destra o a sinistra? A perché destra. Ci sono due strade, una a destra e una a sinistra. A destra gira. Allora aspetta un attimo. Io scendo. Stazione, stai scendendo in Italia? Sì. No, non ti posso ti raggiungo dopo. Allora, scendo e poi vado a poi destra. Poi gira a destra, ancora dritto. Ma c'è molta strada? Sì, ancora un paio di minuti. Un paio di minuti? Sì. Ah, ho capito. Aspetta, e dopo che vado a destra? C'è la stazione che... Sì, e cosa chiedo? Cosa chiedo? Allora, dove siamo arrivati? Senta, mi scusi, per la stazione. Per la stazione? Sì. E come diceva la stazione? La stazione? Sì. A me me l'ha detto di tacco sene. Dritto? Dritto? Sì. E qua sbatta così e scende. Sbotto dove? A destra? Come finisce la strada dritta? Sì. Così. Basta e parte dritta. Va bene. Grazie molto. Grazie. Buonasera. Sì. Senta, mi scusi, un'informazione, per la stazione mi può dire dove? Senta, per la stazione... Dica l'amica sua che si scende di qua. Come, aspetti, come? Che significa l'amica sua? Come? Come l'amica sua? Buonasera, posso sedermi? Come no, signora. Grazie. Stavo aspettando un'amica. Ah, un'amica a fare la passeggiata? Sì. Ah, eccola. Ciao. Ti devo raccontare una novità. Sì. Mi sono messa con Gianni. Vero. Sì, assurdo. Secondo, mi parli stato. Niente, ieri sera eravamo così assieme. Lui mi fa... Sì, ti racconto. Finalmente, anche questa è la mia ragazza. E io gli ho detto sì, perché sa com'è...
Sono troppo felice. Una bella passeggiata, eh? Quindi sì, quando è stato? Ieri? Sì, ieri sera stavo ballando e così lui finalmente. Ah, alla festa? Sì, alla festa, ecco sì. Vi siete divertiti? Sì, lo disse, poi sai, mi ha messo la mano sul collo, non lo so, io sono troppo contenta. Sai qual è stata? Io sono grandezza. Quando era ragazzo. Quando era ragazzo, lo ricorda. Non se lo ricorda più. Eppure io me lo ricorderò sempre questo momento. Ah, certo, perché lei è giovane, quando anni? 16. Io ho 17 anni. 16. 17 anni. 16, 17. Lei pure? Sì, sì, io pure. Io l'ho capito, 16, 17. Allora, quindi, certo, lo ricorderà, mi chiami per dire che avevo 9 anni, non si sta ricordando. Sì, ma è il mio primo ragazzo. Io fino a... Non c'è nascere un avvicinamento, nasce la fermanza, nasce l'amorosanza, nasce l'affetto, allora lo ricorda sempre. Infatti. Ora io non posso ricordare, non è che sono un ragazzo, sono grandetto. Certo. Vabbè, andiamo che? Sì, 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 andiamo. Vabbè, buona serata. Dove è lui? E altro per quel che riguarda l'ottava puntata di Calze Gialle, ci siamo arrivati ed è davvero un traguardo non indifferente. Mi rivolgo a Augusto, che è quello con cui riesco a collocare con maggior tranquillità. Mi pare giusto, sì, certo. Adesso mandiamo un altro video. Adesso mandiamo un altro video, credo. Però che c'è? Che c'è? Qua parlano sempre al telefono. La volete smettere? Cosa c'è? No, smette, qua dobbiamo presentare i video, in questo momento stiamo facendo una cosa. Sergio! Vabbè, ho capito, la ricreazione, intervallo. Augusto, perdonami, ma qui purtroppo abbiamo perso completamente. La ricreazione non è. La ricreazione si mangia, si fa qualcosa di strano. Non è che si fanno quello che fate voi. Pensa che sono esami di maturità. Sono esami di maturità. Quando dura questa ricreazione? Viva Cascatella! Vabbè, viva Cascatella! Dico, quando sono? Quando terminano questo intervallo? Bobby, quando dura questo intervallo? Scusi? Yes and no, maestrata! Ah, yes and no, maestrata, va bene, allora. Basta, l'intervallo è finito, avete mangiato, siete sfogati, adesso tornate a scrivere perché tra poco si consegna, dovremmo sapere cosa avete scritto sui temi. Augusto, presentiamo il video intanto. Niente, io gli darei solamente il tempo di questo video. Dopo il tempo di questo video si consegna, eh? Il video è lungo ed è dei Manhattan Transfer, dall'album Vocalis, che è un album eccellente, e a suo tempo nella trasmissione che facevo un anno fa, grosso modo, l'avevamo presentato. E il pezzo si chiama Ray Rock House, è splendido, guardatelo tutti. Yo, lady who
Sono la tua nuova vicina. Senti, ce l'avresti una Pepsi? Ma certo, te la porto subito. Ti va bene un'altra cosa? Guarda, se non hai una Pepsi... No, ce l'ho! Ecco la tua Pepsi. Deve essere Dani. Sai, vive con me. Dani? Ciao, sono Daniela. Hai un'altra Pepsi? Certo. Pepsi, la scelta della nuova generazione. I'm Grillo. My name is Grillo.
a Caltanissetta, Bartocelli e C. Concessionarie Piaggio, via Toscana. Calze gialle, l'avventura continua, donne in gabbia, non si fanno, sta quasi uscendo. Scusi, che sta facendo? Sta facendo il candidato. Il candidato? Ah, ho capito, simpatici. Lei svelto. Mi scusi, sa, perché qua la situazione purtroppo peggiora di puntata in puntata, non so se questa sarà l'ultima. Noi, scusi, signore, cosa sta facendo? Che lei è sempre uno... Bobby, lei è... Lo sto preservando dagli agenti esterni. Dagli agenti esterni, ho capito. Vabbè, posso andare? Dove continua? Io... Posso, va bene così? Va bene, io vorrei presentare a questo punto il gruppo. Sì, prego, papagno, qui dobbiamo... È stato Bobby Calamaro che mi ha rubato la battuta. Perché questo cane è di un amico mio che si chiama Dato. È il candidato. Ho capito, qui è un discorso di... Cioè, è vecchio perché già è stata superata, è vero? Ah, Dumbo 86 che hanno seguito la trasmissione volevano scappare, invece sono rimasti, vi ringraziamo per questo. Non vi chiedo perché siete qua, con quale coraggio siete venuti, ma vi chiedo qual è il prossimo pezzo che dal vivo ci presentate a Calze Gialle. Il pezzo si intitola I Ragazzi. I Ragazzi, mi sembra che sia stato presentato anche al festival. Festival della canzone di Caltanissetta. Sì. Perfetto, allora I Ragazzi Dumbo 86.
76 con questa canzone che parla dei ragazzi di oggi, credo che ragazzi della nostra città. Bene, siamo ormai in chiusura di questo programma, io è inutile che chiamo all'appello Maristella perché la scaletta non sa nulla. No, mi dicessi che cosa cavolo, va. Vorrei sapere cosa c'è ora. Allora, lei lo sa. E che cosa si crede che amacaro lo saccio ora, va? Lo sa, no, perché prima non lo sapeva, adesso lo sa. Adesso sono a leggere. Come fa a sapere le cose, scusi, come fa a sapere cosa non sapeva prima se prima non lo sapeva, adesso lo sa? Non lo spiega lei? Mudis papagno. Ah, papagno, allora in quel caso io mi arrendo. Pazzo, lei deve stare calmo, perché siamo in... Cosa c'è ora, scusi? Adesso c'è la lettura dei temi. Ma dove sono i... Ma che fate lì sotto? Che fate lì sotto? Vorrei sapere che fate lì sotto, messi... Siamo all'umido, siamo, Bobby. Siete all'umido. Io, scusi, l'assistente di studio è andata via, perché voi non potete stare a terra. Perché se voi state a terra... Ma lei, non, il telefono non si può usare. Ora, con questo telefono, togliamo il telefono. Ma lei non può, durante un esame di maturità, fare la linea diretta da Cascatelli. Cosa c'è di male? Chiamo io. Cosa chiama? No. È arrivato il tema. Ma non se ne accorge nessuno. È una cosa favolosa perché è fatta. Ecco, grazie assistente. Ma io credevo che lei, era il sindaco. Lei ha dato soltanto 200.000 lire a me per farmi stare zitto. Ma l'assistente non gli ha dato soldi. Ma io sono il sindaco di Cascatelli. Se lei all'assistente non dà soldi, ma non gli fa qualche piccolo favore. Questa è l'assistente. Sì, è l'assistente, praticamente. È arrivato! No, è arrivato di nuovo per assistente. No, è ripiombato. È ripiombato niente. Oh, potete tornare seduti, è possibile. Sindaco, non se la prenda così. La vita è bella perché varia. Ho visto un sindaco. Per favore, torni. Lo consoli. Oh, siamo. Scusi, Maristella, ci disse che mi chiamo. Ma facci arrabbiare, che stasera parlo che me ne vai, ma poi che proprio mi si dria, ma parlo che me ne cade Teresina, come la chiamate? Lei comincia un po' a offendere, sa. No, per cortesia, questa trasmissione comincia a essere un po' pesante. Ah, quindi... quando andiamo a parrocchia già c'è un prete, ne fa la miss, no, ste cose. Ho capito. Professore, un po' di serietà, ma va, scusate. Sì, ci proveremo, in dubbio. Qualcosa da dire, professore? Perché la vedo sempre un po' pensiero, soprattutto quando c'è la canzone, quando c'è il pezzo. Quando c'è il pezzo notavo che lei... Io non capisco perché fanno sempre un pezzo, non la potrebbero fare tutta la canzone. Questo è anche vero, perché fanno un pezzo? Però guardi, forse l'italiano è un po' ambiguo a volte. Cioè pezzo vuol dire proprio una canzone, cioè... No, un pezzo. Ha detto faccio un pezzo. È un po' come il famoso Joe, cioè? Che porta una duetta brava. C'è tutto, lei purtroppo ha un livello culturale superiore, per cui non può, giustamente ha anche ragione. E allora siamo al momento della consegna dei temi. Io vorrei che qualcuno, cortesemente la regia, ci portasse un po' quelli che erano i temi, perché io ho smarrito appunto i cosiddetti temi, perché dobbiamo anche un po' ricordarli, magari alla regia partirà anche tra non molto. Vuole che ci leggi i temi? Ecco, è un'idea, però prima di leggerli magari vediamo cosa hanno scelto appunto per quel che riguarda i temi, i nostri candidati. Vorrei iniziare con il nostro Bobby. Andiamo da Bobby, mi sembra anche giusto, più che altro che viene dall'America e quindi dobbiamo avere rispetto per chi arriva da fuori. Bobby, quale tema ha scelto? Five è 5, no? Sì, fai il tema. Non capisco, arrivano tante cose addosso a noi, ma non capisco perché. Forse perché non andiamo bene. Resistono statici. No. Il quinto tema è un genere. No. Forse non so. Nella scaletta c'era l'uno, il tema 1. Il tema one. Qual era il tema one, cara Teresina? Ci leggere tutto per intero. Sì, però cortesemente cerchi di parlare il più possibile in italiano, grazie. Ma ci provo, chi c'è a dire? Ci provo. Allora, la cognizione ectoplasmatica nel ruolo empirico delle funzioni tangenziali, secondo le interpretazioni ecologicamente soggettive delle camicie a fiori in una notte di mezz'estate. Non hai capito che vuole dire, però. Ma questi sono i temi giro che si danno agli esami di maturità di oggi, perché sono temi dove davvero c'è tanto da parlare, cultura vasta per i ragazzi. Oggi l'esame di maturità mica è così facile. E allora Bobby ha scelto questo tema, dico bene? Allora Bobby, andiamo con la lettura del suo compito, perché dobbiamo promuoverla o bocciarla. Le cognizioni ectoplasmatiche nel ruolo empirico delle funzioni presistaltiche. Bobby Calamaro, the famous rockstar. Lisa Marina Boy, domenica.
Stiamo facendo gli esami. Lei chi è? Una sua fan. Very beautiful man. Bobby. C'è Bobby che non... Bobby, preaticissimo. È una sua fans, Bobby. È una sua fans. Lei dovrebbe dire qualcosa. Brangicarla? No, brangicarla magari questo dopo la trasmissione. Dico però. Bobby, abbiamo l'esame di maturità. Bobby, lei deve leggere il tema. Deve leggere il tema, Bobby. E poi una rockstar non si impressiona mai davanti a una fans, deve dimostrarsi così indifferente. Un po' indifferente, l'allontani perché... Bobby! 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 Basta! Però scusi, lei... Io comincio a avere sospetti perché lei che è famoso dovrebbe essere abituato a questo tipo di incontri. E mi sembra strano che sia un po' rimasto incantato. Beh, la ragazza era particolarmente graziosa. Era preatico. Ah, preatico, cioè. Preatico. Era preatico, sì. Bavani, grande. Ho capito, vabbè. E allora a questo punto mi legge... Ma è prepunzio. In preatico. Siamo in ritardo, Bobby. Siamo in ritardo. Yes. Vai. Vai, stringiamo perché è tardissimo. Un po' di silenzio perché Bobby legge il suo tema, che è cortissimo. What's telecamera? Central Park. Le cognizioni ectoplasmica nel ruolo empirico delle funzioni peristaltiche. Alla statica sella supambrema suprestica ustesi sia in caisi che non istra la tracchiti a ciocare in prisa estesi sopra cuccia calta ambri prefo in suples avere everybody le camicia a fiore di là ambriate di qua and what's vuole grappe assolati che le noti di luna piena per esto loco in breve sono abbandi istallastici andante I don't touch because I don't think the watch Balani, preatico, prepunzio, grande. Onestè, umanità, egalità, fraternità, estate. Oh, bellissimo, il contenuto profondo, complimenti. Complimenti. Andiamo dietro un attimo, però ho paura perché poi ci vuole la barella, mi vorrei avvicinare al... nostro, non possiamo leggerli tutti i temi, dobbiamo sceglierne qualcuno in particolare. Cortesemente lo controlli se è possibile. Lei, pianista pazzo, del partito di testa. Quale tema ha scelto? Piazza Garibaldi o Piazza Armerina? No, non era questo il titolo, Piazza Garibaldi. Posso leggere io, una volta che faccio una cosa, ci posso leggere? Lo legga lei. Allora, un tema di Cive. È più bella a Piazza Garibaldi o Piazza Armerina? Oh, era questo il tema. Mi dica come la svolta e cortesemente qualcuno si prepari, perché io mi preoccupo. Allora... Si può alzare, scusi, il candidato si deve alzare. Il candidato si... Ah. Oh, ecco, qua la telecamera c'entra. Allora... Piazza Armerina o Piazza Garibaldi? Piazza Garibaldi! Porco Piazza Garibaldi, io accendo la radio e c'è Maganuca. Accendo la televisione e c'è Maganuca. Accendo il festival e c'è Maganuca. Lei va schifo! Sì, ma non è il caso che lei... Se lo porti, per favore, portatevelo. Ma ce l'ha sempre con me, io non lo so. Professore, ristabilisca lei la calma. Io capisco che indubbiamente la situazione è difficile e magari si può anche un po' alzare perché credo che sia importante leggere i temi in piedi. Capisco che all'alto la sua cultura è difficile, però ci provi. Allora, a questo punto, lei quale tema ha scelto? L'1, il 2, il 3 o il 4? Non lo ricordo. Forse è... Nella scaletta c'è il 2. Sì. Qual è il titolo? Ecco, Maristella, qual era il titolo? Maristella? Veramente, c'è dire una cosa. Sì. Ciù, leggi perché...
Marco? Marco? Non è Marco. Non è Marco. Forse è c'è un po'. Marco? Vai dietro in questi casi. Che c'è là? Guarda, guarda, Fabio! Grazie, figurati.
Spagnolo. Silvio! Centro! Forza Alessandro! A destra, a destra, a destra, a destra, a destra, a destra. Centimetro ci vuole. Michele, hai bisogno di balsamo. Sì, vabbè. Non beh. Fabio! Vai, 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 vai.
Ma proprio la prima scatola.